Salve a tutti, benvenuti a questo nuovo video. Ovviamente Christian Ciuffa sempre con questo occhio al mercato. Oggi due titoli a confronto. Due titoli a confronto, ovviamente prima immancabilmente il disclaimer in cui ci dice che tutto quello che dico ovviamente non è un consiglio di investimento e non è neanche un qualcosa che riguardo. Appunto, un segnale operativo. Allora, andiamo subito a vedere, innanzitutto, questo Netflix che è arrivato quasi sulla nostra zona target, che era sui 400 dollari. Netflix che ovviamente viene da un momento, vedete, di ritracciamento dopo questo a lungo. Guardate questa zona qui che innanzitutto è una zona molto particolare perché guardate, è riuscita addirittura a vedete a ritracciare intorno al 78% e poi è ritornata a schizzare verso l'alto, quasi volesse poi fare che cosa? Almeno io quello che mi aspetto è proprio questo, un rientro, vedete, fino sul 127 intorno ai 500 dollari, ma prima l'arrivo quasi sui massimi in questo ecco, molto vicino doppio massimo che si presenta prima. Vedete con questa zona che è riuscita ancora questo muro dei 390 dollari, ancora invalicabile per il prezzo, ma la spinta diciamo, anche con una divergenza RSI in questo momento sul breve periodo, guardate come il prezzo sta spingendo ancora per sorpassare l'ostacolo, anche vedendo una zona di ipercomprato, ma guardate la divergenza che c'è in questo momento proprio sull'RSI, che ovviamente rispecchia, qui vedete i minimi che vanno a diminuire rispetto ai minimi qui del prezzo, che aumentano con una forbice che si va ad allontanare sulle medie, e un breakout di questa zona dei 360 dei 370 dollari, che comunque va a essere una zona pronta per poter rompere. Guardate questo ancora triplo, quadruplo, quintuplo massimo, quindi arriverà sicuramente qui una piccola discesa prima eventualmente del breakout definitivo per Netflix. Qui volevo mettere questo titolo oggi a confronto con diciamo Netflix con un italiano. Volevo farvi vedere infatti Saipem, che invece il 3,5% con questa candela di oggi che è andata a ritestare diciamo questo supporto di breve periodo intorno ai 4,23 euro. Ovviamente io adesso mi aspetto che cosa per Saipem? Esattamente un'azione ancora che guarda alla lateralizzazione tra vedete già questi massimi a 4,50 molto forti. Guardate quante volte, no, il prezzo poi guardate anche qui molte volte il prezzo ha cavalcato questo prezzo, no? Ok, vedete? Quindi è un prezzo veramente forte, questi 4,50 che potrebbero veramente dal filo di tor da, un filo da torcere al prezzo, che comunque rimane in un clima quasi rialzista, anche perché si sta prospettando, vedete, un'azione del prezzo che ci ricorda un pochettino, vedete,
questa zona di compressione, vedete che ci ricorda appunto un triangolo simmetrico. Quindi diciamo che questo obiettivo qua intorno ai 5,20, 5,50 rimane valido qualora viene rotto al rialzo questo triangolo. Quindi penso ancora un po' di lateralizzazione su questa zona dei 4,50, ma con sicuramente un prospetto di lungo periodo che potrebbe far ritestare i massimi appunto di lungo periodo, quelli intorno ai 5,50. Bene, vi ringrazio molto per questo occhio al mercato di oggi con Saipem e Netflix, mercato diciamo americano e italiano a confronto. Ovviamente io vi do sempre appuntamento come al solito tutti i giorni nelle diverse rubriche su questo canale. In più ovviamente vi ricordo 10.45 il canale Trend Online con le criptovalute. Bene, vi ringrazio molto, buon trading a tutti da Christian Ciuffa, ciao ciao.